Penso che l'interesse sia molto alto da parte di tutti, la tua esperienza, la tua testimonianza e soprattutto se ci racconti qual è l'approccio della banca al mercato e quindi poi di conseguenza come state un po' affrontando questo tema del monitoraggio. Grazie mille Alessandro, buon pomeriggio a tutti. Faccio una breve premessa. Cassa di Risparmio di Savigliano è una piccola banca di territorio che opera nelle province di Cuneo e Torino. Diciamo che la particolarità, perché sta diventando una particolarità che ci contraddistingue, è il fatto di aver scelto di non utilizzare sistemi di rating nell'erogazione del credito e nel monitoraggio del credito. Noi lo riteniamo questo approccio un vantaggio competitivo, c'è un elemento centrale nell'ambito del nostro modello di business e poi vi spiegherò perché. Fondamentalmente noi stiamo portando avanti un approccio di banca trasparente, ovvero una banca che vuole condividere con il cliente e con l'imprenditore il proprio know-how, ma soprattutto il proprio punto di vista. Per fare questo non potevamo affidarci esclusivamente a degli algoritmi che peraltro, sui quali peraltro noi abbiamo tutta una serie di dubbi, mi pare anche condivisi dai confronti avuti con Linus. Noi vogliamo veramente spiegare al cliente come noi vediamo la sua azienda, le sue dinamiche. Dal nostro punto di vista, ma credo possa essere quasi pensato come una banalità, ma così non è. L'azienda è un organismo vivente che cambia costantemente e dunque anche le metodologie di analisi devono cambiare e adeguarsi. All'indomani della crisi finanziaria c'è stato un cambiamento radicale nel modo nel quale le banche si sono approcciate alle aziende. L'analisi prettamente reddituale e patrimoniale è stata un po' superata o comunque completata dall'analisi dei flussi di cassa, l'analisi più finanziaria, che era il grosso problema emerso a seguito della crisi finanziaria. Aziende che avevano un conto economico anche buono, ma che improvvisamente sono andate in difficoltà per problemi di liquidità e di ciclo monetario. Ovviamente per portare avanti questo modello di business, che peraltro ci consente anche di lavorare su clientela, come dire, noi la classifichiamo grigia. La clientela bianca, quella ottima che vogliono tutti, la nera che non vuole nessuno e la grigia. La grigia noi la vediamo come tanti puntini bianchi e neri. Noi stiamo cercando di andare a cercare i puntini bianchi. Ecco, per fare questo abbiamo impuntato molto sulle persone, sulla formazione e su una piattaforma che ci supportasse, ci consentisse di fare delle analisi di elevato profilo, ma che contemporaneamente fosse molto flessibile. E questa è Linus. Sostanzialmente quello che noi stiamo facendo è affiancare l'imprenditore e spiegargli, fornendogli dei report Linus, quali sono le analisi che noi facciamo, dove vediamo dei punti di debolezza e dove dei punti di forza o delle eventuali criticità. Noi non facciamo consulenza, tant'è che ci confrontiamo spesso con i consulenti dell'imprenditore, perché è il consulente che deve dare le indicazioni, i consigli. Noi semplicemente vogliamo spiegarti come ti vogliamo, come ti vediamo e in cambio chiediamo informazioni, perché solo essendo trasparenti da entrambe le parti si adottano le scelte migliori. Come dicevo, all'indomani della crisi finanziaria c'è stato un cambiamento di paradigma nel modo di analizzare i bilanci delle aziende. Ecco, noi in questo momento abbiamo l'impressione che siamo vicini ad un nuovo grande cambio di paradigma. Mentre fino ad oggi l'analisi sul passato è stata preponderante, dal 2021 l'analisi prospettica diventerà fondamentale. Quando ci arriveranno i bilanci 2020, che entreranno nei modelli di rating per le banche che li seguono e andranno sotto la lente dei nostri analisti, se ci limiteremo a analizzare il passato, probabilmente avremo dei problemi e noi come banca commetteremo degli errori perché probabilmente non daremmo il giusto supporto a chi lo merita. Per cui diventa fondamentale condividere con l'imprenditore delle informazioni sul futuro e vi assicuro che le micro e piccole imprese che sono i principali nostri clienti non sono preparati ad affrontare delle conversazioni piuttosto che degli approfondimenti in questa logica. Se tu chiedi un business plan, nell'80% dei casi l'imprenditore non è in grado di fornirteli. Per cui diventa estremamente importante che la banca, l'analista,
sia in grado, anche solo sulla base di una serie di informazioni semplici, le aspettative sul fatturato, gli investimenti, i tempi di incasso dei crediti, ecco, dicevo, sia in grado di sviluppare internamente una visione prospettica, che potrà essere condivisa con l'imprenditore piuttosto che con i suoi consulenti. E questo, secondo noi, scusatemi l'inciso, è il vero valore aggiunto che una banca, soprattutto una banca di territorio, può dare, cioè la competenza e il proprio punto di vista, senza avere pretese di consigliare nulla a nessuno, ma semplicemente di mettere a disposizione un know-how, degli strumenti sulla base dei quali poterci si confrontare. La richiesta che è pervenuta da Banca d'Italia, come dire, ha un po' accelerato questo processo sul quale noi stavamo andando a ragionare. Devo anche dire che potevamo farlo perché Linus ci consente di ragionare in questi termini. Per cui il collega Borda, che è responsabile dell'ufficio monitoraggio e che è un po', come dire, il deus ex machina del nostro progetto Linus, mi ha detto: ma guarda, Banca d'Italia nel nostro caso ha individuato circa 200 posizioni da analizzare. Siamo a gennaio, quindi eravamo a dicembre-gennaio. È difficilissimo chiedere all'imprenditore dammi un provvisorio 2020. Lo abbiamo fatto, ma molti non lo hanno prodotto. Andare a chiedere sotto Natale quali erano le aspettative 2021-2022 non era proprio il momento più adeguato. Allora cosa abbiamo pensato di fare? Abbiamo pensato di utilizzare la piattaforma Linus per fare delle analisi di stress prospettico, cioè individuare tre scenari, scenario più, chiamiamolo worst, uno scenario medio e uno scenario positivo, sostanzialmente, dove di sostanziale stabilità sulle dinamiche del fatturato. Poi sono stati individuati tutta una serie di trigger, tra i moltissimi che la piattaforma ci consentiva di poter analizzare, e massivamente abbiamo analizzato il bilancio di quasi 150 posizioni. Questo ci ha permesso di individuare quali sono i clienti che si presentavano più fragili, cioè quelli che anche in uno scenario, tra virgolette, positivo, potevano presentare delle criticità, o in termini di chiaramente perdita, incidenza patrimoniale tale da portare il patrimonio sotto i limiti minimi, piuttosto che carenze di liquidità molto importanti. Questo lavoro che è stato fatto è che noi abbiamo rendicontato a Banca d'Italia, perché nella nostra risposta alla Banca d'Italia noi abbiamo inserito buona parte dei report generati col supporto di Linus. Ecco, questo lavoro ci ha consentito di andare a focalizzare l'attività, e da adesso in avanti noi andremo in modo mirato sulle aziende più fragili, poi su quelle meno fragili, in modo tale da focalizzare tutta la nostra attività di monitoraggio e conseguentemente di staging su quelle aziende che effettivamente presentano delle criticità sulla base dell'analisi sullo stress che abbiamo fatto. È una logica fondamentalmente che è la stessa che utilizza Banca d'Italia o BCE sulle banche, perché poi Banca d'Italia che cosa fa sulle banche? Ci fa gli stress test con lo SREP e quant'altro. Poi ci chiama e ci dice: guarda, ho fatto queste analisi di stress, gli stessi che fa il nostro RISC nell'ICAP, per vedere fino a qual è il tuo punto di rottura, fino a quanto reggi. Noi abbiamo semplicemente mutuato quella filosofia sui nostri clienti. Grazie alla piattaforma Linus siamo riusciti a trasformarlo in qualcosa di concreto e non in filosofia, e da questa concretezza noi oggi siamo in grado di partire, andare dall'imprenditore, fargli vedere quali sono le criticità che noi vediamo, e a quel punto discutere e condividere con lui se le dinamiche sono quelle, se sono migliori, se ha adottato delle misure di correzione rispetto allo scenario inerziale. Badate che sto usando termini che sono contenuti nel file Excel che noi dovevamo mandare a Banca d'Italia, perché c'era uno scenario base inerziale e poi uno scenario con gli interventi. Noi semplicemente stiamo utilizzando questa stessa filosofia con i nostri clienti, non con un sistema di rating che se ti abbatte il rating io devo intervenire immediatamente, ma con un sistema, come ho detto prima, che è basato sul confronto e sulla condivisione. Per cui il lavoro fatto è il primo passaggio. Il secondo passaggio è: vengo in azienda, ci confrontiamo con i tuoi consulenti, condividiamo le assunzioni,
noi le reinseriamo nel modello e andiamo a capire se davvero c'è un problema strutturale risolvibile o meno. Questo è in sintesi il lavoro che è stato fatto, del quale devo dire siamo molto soddisfatti perché ci ha permesso veramente in pochissimi giorni. Noi lo abbiamo fatto anche con il supporto delle risorse di Linus, anche perché internamente non saremmo riusciti a gestire tutta una massa di dati come questa in tempi così ristretti, però per noi rappresenta il primo passaggio di un'ulteriore evoluzione rispetto a quella che abbiamo iniziato ormai 6-7 anni fa, in merito alle modalità di analisi del bilancio. Questa Manuele, io se posso, in attesa che magari qualcuno scriva qualche domanda, volevo farti una domanda e poi chiederti un approfondimento. La domanda è questa: molti potrebbero obiettare, tra i partecipanti sono collegati esponenti anche delle banche grandissime, no? Dici sì, voi potete avere questo tipo di approccio perché siete piccoli, analizzate, no, centinaia, migliaia al massimo di posizioni, mentre noi come banca grande, no, siamo costretti, abbiamo volumi completamente diversi. È un'obiezione che ha totalmente senso, oppure in realtà le problematiche sono simili? E poi ecco, così ti lascio insomma chiudere l'intero ragionamento. Se hai un esempio, magari a memoria, magari no, di un caso di successo in cui questo rapporto con un imprenditore è stato particolarmente virtuoso, no? Anche per dare un po' di colore ancora rispetto a quello che hai perfettamente descritto. Allora, no, nel senso che questo modello, secondo me, è utilizzabile indipendentemente dalle dimensioni. L'importante è adottare un approccio per rischiosità. È chiaro che anche noi non potremmo andare a analizzare migliaia di posizioni in questo modo. Noi focalizzeremo questo tipo di analisi sulle esposizioni più grandi, in modo tale da focalizzare il monitoraggio laddove il rischio per la banca è più importante. Credo che anche in una banca di medie dimensioni o di grandi dimensioni questo sia possibile farlo, anche perché la capacità e la potenza lavorativa di Linus è veramente molto molto importante. Poi è ovvio, ci devi investire in termini di persone, di analisti. Noi l'abbiamo fatto perché, come ho detto, nel nostro modello di business i sistemi di rating non sono il cardine. Noi utilizziamo l'analista e la piattaforma di analisi come strumento di analisi, per cui credo che sia un approccio utilizzabile indipendentemente dalla dimensione. È chiaro che più sei grande, più ti focalizzerai su di operazioni con dimensione più elevata. Noi siamo piccolini, abbiamo le nostre policy di assunzione del rischio ed è evidente che siamo partiti in questo caso dal campione che ci ha dato BCE, ma in realtà noi sposteremo questo approccio anche su tutti i principali clienti della banca, in funzione del livello di rischiosità. Per farti un esempio, te ne potrei fare moltissimi. Ti potrei raccontare, ad esempio, di un cliente che voleva chiudere i rapporti con noi. Abbiamo mandato un nostro collega che invece voleva confrontarsi con l'imprenditore. L'imprenditore ha detto: allora, guarda, è la prima banca che mi fa un ragionamento di questo tipo. Ha organizzato un altro incontro con i loro consulenti, è diventato una 2 ore di scambio di informazioni tra il consulente e il nostro analista. Alla fine avevano ritarato tutti le loro aspettative, i loro modelli, tenendo conto di quelle che erano le criticità che noi andavamo a vedere. Ti faccio un altro esempio: un nostro cliente che stava facendo un passo molto importante perché si andava ad acquistare uno stabilimento intero, che per lui significava più che raddoppiare i dipendenti e il fatturato. Aveva un modello di business, ci aveva chiesto se lo volevamo supportare. Noi gli abbiamo di fatto inserito nei nostri modelli in Linus il suo modello di business e gli abbiamo fatto notare che secondo noi c'erano delle incoerenze rispetto alle dinamiche del circolante che lui aveva previsto. I colleghi sono andati avanti quasi un mese confrontandosi con l'imprenditore. Alla fine, per essere chiari, noi non siamo stati la banca che ha contribuito di più a finanziare l'operazione, ma dal nostro punto di vista quello che conta è aver acquisito una conoscenza molto approfondita del cliente e dell'operazione che stava facendo e aver creato con lui un rapporto che va al di là della mera condizione, perché altrimenti poi il tema è lui mi fa lo 0,10 in più e l'altro mi fa lo 0,10 in meno. Potrei dirti
ma moltissime situazioni nelle quali gli imprenditori ci hanno detto: nessuna banca è mai venuta a farmi un discorso di questo genere. Perché noi poi consegniamo il report Linus di analisi. Speriamo che sia stato un complimento. No, certo. Ti dico anche che noi stiamo facendo delle partnership con degli studi commercialistici che stanno utilizzando Linus, all'interno dei quali, ecco, questo non l'avevo detto, con il supporto di Alessandro, abbiamo inserito anche i nostri modelli di analisi, in particolare quelli relativi alle dinamiche del circolante. Ecco, stiamo facendo delle partnership con degli studi commercialisti che hanno accesso alla piattaforma e analizzano i bilanci dei loro clienti usando queste logiche. Qual è il vantaggio per noi come banca? È che se decideranno di presentarci l'operazione, noi avremo un semilavorato che di fatto parla la nostra lingua, analizza l'azienda e l'operazione come la faremo noi. Secondo noi è efficiente per tutti, è efficiente per il consulente, è efficiente per l'imprenditore, è efficiente per noi. Riduciamo i tempi di ti chiedo un'informazione, non me la mandi, non mi mandi il documento. Storia, certo. Vediamo di essere molto trasparenti e di condividere i punti di vista. Questo non significa che ti darò credito sicuramente, però perlomeno avrai capito se ti dico di no perché ti dico di no. Emanuele, 5 minuti per 3 domande, ne stanno arrivando tantissime, prendo le prime tre. La prima domanda è di Roberto, dice: dato che non utilizzate il sistema di rating, che ripeto, ricordiamo che lo avete, poi voi non lo utilizzate come unico elemento di valutazione, quali criteri quantitativi utilizzate per i criteri di staging per il passaggio allo stage 2? Allora, noi ai fini dell'IFRS 9 e della classificazione a quei fini abbiamo un nostro sistema di rating. Allora, la differenza è questa: noi nell'erogazione del credito e nel monitoraggio del credito non usiamo sistemi di rating, soprattutto nelle fasi di erogazione. Poi ovviamente siamo obbligati ad avere un sistema che attribuisce un proprio rating sulla base di logiche che sono le logiche che sono state condivise con il sistema informativo e quindi col fornitore dell'outsourcing informatico. Fondamentalmente le logiche sono quelle previste dall'IFRS 9, quindi abbiamo peggioramento dell'APD e quant'altro. Vi dico la verità, noi tra virgolette le dinamiche all'interno dello staging 1, staging 2, sotto un certo punto di vista le subiamo un po' per quanto riguarda le dinamiche che vengono portate da questo sistema di rating, ma la nostra convinzione è che alla fine, se l'analisi è stata fatta correttamente, il sistema di rating sicuramente andrà a riconoscere la bontà dell'operazione. Anche perché vi dico, questi sistemi di rating hanno, dal punto di vista dell'analisi dell'andamentale, il nostro sistema di rating è molto basato sull'analisi andamentale. È una bella cosa, ma si perde per esempio pezzi per quanto riguarda l'analisi di bilancio e non ha una visione prospettica sui bilanci. Non ha, ad esempio, un focus particolare nell'ambito dell'analisi dei bilanci sulle dinamiche dei flussi di cassa. Secondo noi queste sono carenze importanti. Poi mi rendo conto che inserire un sistema di rating sia complicatissimo. Per cui fondamentalmente lo staging lo subiamo un po' sulla base di questo modello. Ma vi devo dire la verità che non abbiamo dei grandissimi scostamenti. Cioè non è che ci troviamo delle classificazioni a staging 2 importanti che ci stupiscono. Ci stupiamo ogni tanto su qualche posizione che ci va a stage 2, magari sui privati, semplicemente perché analizza i flussi di cassa di entrata degli ultimi 12 mesi e quando esce la tredicesima i flussi crollano. Sono cose assurde, ma negli algoritmi questo succede. Per cui sostanzialmente la risposta è questa. Noi stiamo impiantando dei sistemi di watch list, però li andremo a implementare poco per volta con un grosso focus sulle tematiche legate al bilancio che stiamo gestendo noi. Per quel che riguarda lo staging 2 in automatico, fondamentalmente sono regole mutuate da questo sistema di rating che però onestamente non ci stanno creando grossi problemi. Il nostro livello di stage 2 è basso.
Manuele, sono arrivate tantissime domande. Io te ne leggo ancora una, poi magari, non so, potremmo anche pensare di organizzare un'altra sessione per lasciare più spazio anche alle risposte, perché davvero sono tante e non riusciamo a prendere. Oscar chiede un qualcosa che di passo, però magari in parte possiamo rispondere anche noi, e cioè dice quali grandezze vengono utilizzate per costruire diversi scenari. Si parte dal fatturato, poi si utilizza appunto una variazione dei margini, qual è la suddivisione dei costi fissi e variabili, cioè quindi qual è la logica che c'è dietro il modello di stress test. Oscar mi pare faccia la domanda. Allora, Oscar, ti dico la verità, molto volentieri, gli aspetti sono molteplici, però la risposta te la farei dare dal responsabile del progetto perché in questi tecnicismi ci è entrato lui. Ti chiedo perdono, ma io onestamente non sono entrato, o Nel so due o tre dettaglio. parametri che hanno messo, però non Poi vorrei dirteli tutti. In ogni caso, nessun problema se vuoi un confronto diretto col collega Borda per sapere cosa stiamo facendo, ben volentieri. Noi siamo sempre molto aperti a un confronto, anche perché così impariamo qualcosa. assolutamente. L'ultima domanda di Roberta, poi ce ne sono ancora davanti 10, è quando stabilite in che stage mettere il debitore, che range di copertura attuate per ciascun stage? Allora, si riferisce anche allo stage 3 o solo allo stage 2? Roberto, se vuoi segnarlo. Allora, io rispondo rapidamente. Sullo stage 2 sostanzialmente le coperture vengono calcolate in automatico sulla base della PD lifetime, quindi sostanzialmente, perché ricordo, lo stage 2 tecnicamente sono bonus, non sono crediti deteriorati per normativa. Lo stage 2, la differenza tra stage 1 e stage 2 è la PD che ci sta dietro. La PD dello stage 2 è una PD lifetime. Poi il nostro modello usa le matrici di Merton, ma qui se vogliono degli chiarimenti devo passare il nostro risk. Sullo stage 3, sullo stage 3 la nostra valutazione sugli scaduti è sostanzialmente statistica, anche perché ne abbiamo veramente pochissimi, lo 0,3 del totale. Sulle inadempienze probabili, sulle sofferenze, la valutazione è praticamente sempre analitica, salvo le esposizioni inferiori ai 50.000 euro. Nella valutazione analitica noi abbiamo una policy estremamente rigida e dettagliata, dove vengono stabiliti per ciascuna tipologia quali sono i livelli, per esempio, di haircut da applicare alle singole garanzie. Quest'anno abbiamo inserito oltretutto una logica, non potrei dirlo, ma mutuata dalla calendar provisioning. Calendar provisioning è una normativa prudenziale, non è una normativa di bilancio, quindi si cozza un po' con le regole dell'IFRS 9. In realtà noi abbiamo trovato una soluzione intermedia, nel senso che sulla base di analisi fatte dal nostro rischio interno abbiamo individuato dei limiti minimi di copertura che ci devono essere in funzione dell'anzianità del credito deteriorato. Noi questo lo applichiamo alle unlikely to pay e alle sofferenze. Sono domande molto interessanti e approfondite, ribadisco, se poi vuoi anche girarmele, noi rispondiamo ben volentieri. Volentieri, infatti faccio così, infatti io volevo ringraziare te, sono le tre, quindi come da accordi ti lasciamo, anche se ci dispiace molto, libero di abbandonare la sessione. Chiedo scusa per adesso a Roberto, Marilena, Jimmy, Rosario, Elisa, eccetera, eccetera, che hanno fatto delle altre domande, poi magari le impacchettiamo e te li rigiriamo e magari con più calma in un'altra occasione possiamo anche provare a organizzare un'altra occasione di confronto, diciamo, più dedicata proprio all'esperienza di Banca Savigliano, che penso sia davvero interessante per tutti, perché proprio punta un po' a un modo diverso di stare sul mercato, tra l'altro creandosi anche opportunità, perché poi, come abbiamo detto, ci sono collegati degli imprenditori che dicono, uno dalla Puglia dice, ah, che peccato che non operiate in Puglia perché mi piacerebbe interagire con una banca come voi. Quindi oggi probabilmente andarsi a differenziare proprio sul servizio diventa un qualcosa di cui si beneficia un po' da tutte le parti. Quindi Guarda, grazie ancora, Emanuele. mi scuso per il fatto di dover andare via. Un'ultima battuta per chi ha letto il libro Oceano Blu e nelle due edizioni. Ecco, noi stiamo nel nostro piccolo cercando di trovare quell'oceano blu, cioè quel mare di aziende medio-piccole che stanno nella fascia grigia, ma perché in realtà sono dei puntini neri
dei puntini bianchi insieme ad altri neri. È una sorta di cherry picking. Mi rendo conto che noi siamo piccoli, lo possiamo fare, per un grande gruppo è tutto più difficile. Però, insomma, ognuno deve cercare di fare quello che può e come può. Bene, grazie ancora, complimenti e a prestissimo.